6 e 7 maggio. Avete ascoltato prima il saluto di Matteo Martinelli, che tornerà tra poco con Beppe Grillo intorno alle 17 e sarà qui per fare un suo monologo, per parlare dei problemi di Carrara e soprattutto per presentare poi i candidati al Consiglio Comunale. Non sono solo sul palco, si alterneranno con me e prima di Beppe Grillo anche 4 associazioni molto attive in ambito locale. Qui vicino a me Federica Barbieri dell'associazione AFEA, Associazione Famiglie Esposte Amianto. Poi ci sarà Renzo Giusti dell'associazione Ernesto Frediani per la difesa della sanità a Carrara, Francesco De Pasquale di SOS Carrara per le problematiche legate all'ambiente e alle polveri sottili e Andrea Raggi per la legge di iniziativa popolare per la riduzione del costo della politica regionale, zero privilegi. Tutte le informazioni su queste lotte potete trovarle nel banchetto qui alla mia sinistra, dove potete anche lasciare delle domande che volete porre al movimento, lasciare i vostri contatti, l'email e vi risponderanno direttamente. Allora Federica, partiamo con te, vedo che è una bella bandiera da sventolare con orgoglio. Eternit Giustizia. Allora parliamo della FEA, di questa associazione famiglie esposte amianto. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti per questa possibilità. La FEA nasce dal dolore di molte famiglie, tra cui il mio. Mio padre ha lavorato 27 anni all'interno di questo cantiere navale, NCA Marina di Carrara, e dopo atroci sofferenze purtroppo è deceduto. Insieme a lui sono deceduti altri 40 operai, colleghi di mio padre, tutti esposti all'amianto. Dietro questo cantiere si abbiavano le lastre a spruzzo. Questi uomini hanno respirato l'amianto e hanno tutti contratto il mesotelioma e l'asbestosi. Fra di noi ci sono alcuni dei familiari di questo cantiere, tra cui la famiglia di Boggia, e sono uniti appunto nella nostra lotta. La FEA appunto è voluta strettamente da noi e da un gruppo di ex ufficiali affinché non debba più succedere quello che è successo a noi, perché le famiglie si sono ritrovate sole a dover combattere contro questa malattia e sole di fronte alle istituzioni. Nel caso in particolare l'INAIL non ha voluto riconoscere la malattia, anzi in primis ha riconosciuto un'asbestosi con un grado invalidante dell'80%. Mio padre era malato e si trovava in un letto respirando attaccato ad una bombola e dopodiché, durante dopo la morte di papà, dopo un mese, l'INAIL ci ha fatto appello dicendo che non c'era un nesso tra la malattia e il lavoro di mio padre. Adesso io sono erede, sto aspettando il terzo giudizio e sono debitrice dell'INAIL di 100.000 euro più interessi più spese legali. Ecco, noi non vogliamo che questo succeda a un'altra figlia che come me deve combattere contro già la malattia, e non è giusto che si debba trovare a lottare anche contro le istituzioni, perché il mesotelioma, come le malattie asbesto corollate, si prendono esclusivamente respirando fibre di amianto. Io sono molto emozionata oggi, ci tenevo a gridare questo urlo di dolore di una figlia e il mio papà potrebbe essere il papà di tutti di voi e quindi capite la mia emozione. Allora Federica, magari diamo anche i contatti, i collegamenti sì. dell'associazione AFEA. Il contatto lo trovate su Facebook e su internet www.afea.com. Ci sono un gruppo di avvocati che collaborano con noi a titolo gratuito, chiunque ha bisogno di essere difeso legalmente e di avere anche degli indirizzi sicuri medici ha la possibilità di trovarlo attraverso noi. È una piccola speranza che possiamo dare agli ammalati e agli ex esposti, perché so che chi ha lavorato con l'amianto vive nel terrore adesso. E vi invito soprattutto il 28 di aprile, chi ha bisogno, per la giornata nazionale delle vittime di amianto, a venire a Carrara in sala di rappresentanza. Ci sarà un convegno dove sarà presente il dottor Multi, che è un noto ricercatore scientifico che ha dato una speranza a questi malati trovando un farmaco che li può aiutare. Quindi vi invito a partecipare il 28 aprile per dare una speranza a questi malati. Ringrazio di nuovo tutti. Grazie Federica, vai sventola ancora questa bandiera. Eternit Giustizia. Allora. Oh,
Fermatevi sulla spiaggia per favore, altrimenti creiamo un tappo all'ingresso. Quotidiani per la difesa della sanità locale. Allora Renzo, cosa hai da dire alla gente di Carrara? Buonasera e buon pomeriggio a tutti. Avvicina bene il microfono. Sono Renzo Giusti, presidente dell'associazione Ernesto Frediani, che dal 1998 si batte per difendere l'ospedale di Carrara. Abbiamo avuto alterni risultati, alcuni buoni, altri cattivi, altri in bilico. Per ultimo noi abbiamo chiesto, visto che nel nuovo PAL 2011-2013 verrà chiesto di trasferire tre reparti importanti come ortopedia, cardiologia e otorino nel vecchio ospedale di Massa, noi abbiamo chiesto al sindaco di Carrara, in qualità di più alta autorità sanitaria del luogo, di emanare un'ordinanza che impedisse questo trasferimento fino a quando non fosse terminato l'ospedale per acuti di Viale Matteo. Abbiamo per adesso ottenuto un rifiuto, stiamo però raccogliendo delle firme dei cittadini di Carrara che porteremo nell'ultimo consiglio comunale, che è il 30 aprile, li porteremo al sindaco e vedremo poi in seguito come saranno le cose. Una cosa che voglio dirvi è relativa al buco di bilancio che c'è stato. L'ASL numero 1, di cui l'ospedale di Carrara fa parte, ha avuto in 10 anni un buco di bilancio che si aggira sui 280 milioni di euro. Praticamente sono 30 milioni di euro l'anno. Abbiamo avuto un commissario al bilancio che ha certificato queste perdite e questo commissario al bilancio è stato nominato poi in seguito direttore generale della città. Bene, dopo tutti i tagli di cui tutti quanti voi siete a conoscenza o direttamente o indirettamente per averli sentiti dire, perché è stato tagliato verticalmente tutto quanto e orizzontalmente tutto quanto, siamo arrivati al punto di non concedere più neanche ai malati oncologici il trasporto gratuito per poter andare a fare la chemioterapia, bene, nonostante tutto questo, nel 2011 noi abbiamo un disavanzo di 40 milioni. Ora, la domanda che noi ci poniamo è questa: sono gli altri che sono stati cattivi amministratori o siamo sempre stati sottofinanziati come noi da anni stiamo sostenendo? La dimostrazione sta in questo nuovo buco di bilancio. Vuol dire che la dottoressa De Lauretis, nonostante i tagli orizzontali, verticali, tutto, addirittura ha tolto anche i denari delle macchinette al circolo degli ospedalieri. Lei si è appropriata di tutto e nonostante questo ha fatto un buco di 40 milioni. Bene, allora noi siamo del parere che prima forse eravamo amministrati male, ci sono stati anche dei malfattori, ma qui starà la giustizia a farne a fare tutto quanto quello che è necessario. Noi diciamo questo, che la dottoressa De Laurentiis è incapace, non sa operare e quindi noi chiediamo ufficialmente oggi che venga rassegnate le dimissioni da questa donna e non venga più rinnovato il contratto. Vi ringrazio tutti, grazie. Grazie a voi. Chi viene a parlare adesso? Francesco, tocca a te. Intanto vi ricordo, dalle ore 17 Beppe Grillo, ci sarà anche il candidato a sindaco Matteo Martinelli e adesso con me, guarda se il microfono è acceso, ok, alzalo, perfetto, Francesco De Pasquale del comitato SOS Carrara. Allora Francesco, parliamo dell'attività del comitato e soprattutto di un problema che so a te molto caro, il problema delle polveri sottili a Carrara. Comitato SOS Carrara nasce 12 anni fa dalla riunione di vari comitati di strada, perché ci si è resi conto che l'unione fa la forza, una forza tutto sommato limitata di fronte all'ottusità delle amministrazioni che si sono succedute in questi anni, che hanno fatto di tutto per disconoscere il problema. Le polveri sottili sono delle particelle che non vediamo, che
respiriamo senza rendercene conto, e più sottili sono, più fanno danni. Entrano nei nostri polmoni e da lì entrano nel circolo del sangue e si posizionano in varie parti del nostro corpo, fino a provocare tumori, in particolare dei polmoni, a provocare ischemie cerebrali, ma anche problemi a livello di apparato cardiocircolatorio. Tutto questo viene negato in continuazione dall'ASL, anche se il Comune apparentemente ha fatto finta di intervenire con la collocazione di alcune centraline che sistematicamente superavano i limiti di legge, però non facendo niente o comunque molto poco rispetto a quanto avrebbe potuto fare. Se qualcosa è stato fatto e una riduzione negli ultimi anni c'è stata, questo è dovuto soprattutto alla crisi economica che ha portato a una diminuzione del transito dei camion del marmo di circa il 50%. Consideriamo che il grosso delle polveri sottili non esce tanto dai tubi di scappamento dei camion, quanto proprio dal fatto che i camion viaggiano per la città sporchi e diffondono nell'atmosfera la polvere di marmo che tutti quanti respiriamo. Allora, Francesco, volevo chiederti anche delle altre lotte del Comitato. Sì, siamo arrivati persino di fronte al Tribunale per cercare di ovviare a queste problematiche. Siamo riusciti a ottenere un'ordinanza del giudice Bartolini nel 2008 che ha imposto al Comune tutta una serie di provvedimenti volti a tutelare la salute della cittadinanza e a limitare i pericoli lungo le strade per corse del camion. Ebbene, a distanza di 4 anni da questa ordinanza, il lavaggio dei camion è ancora da avvenire, la strada dei marmi non c'è ancora, si continua a rischiare la vita sulle strade percorse dei camion, l'ultimo incidente risale nemmeno a una settimana fa, quindi il problema è ancora tutto da risolvere. Allora Francesco, per contattare la vostra associazione si può fare riferimento al sito del Movimento 5 Stelle? Sì, non abbiamo in questi anni sviluppato la parte informatica e lavoriamo molto sulla conoscenza personale, comunque un buon punto di riferimento è il Movimento 5 Stelle. Bene, ti ringraziamo e insomma ricordo ancora una volta che per tutte le informazioni sulle associazioni che presentiamo anche da questo parco potete fare riferimento al piccolo gazebo che si trova dietro di noi, mentre vi invito ancora a spostarvi sulla spiaggia perché sta per arrivare Beppe Grillo. Abbiamo con me ancora, sì, i problemi di microfono sono risolti. Prima dell'arrivo di Beppe Grillo, Andrea Raggi, che è qua con noi per parlare di un tema di scottante attualità, per una campagna che state portando avanti voi del Movimento 5 Stelle, che credo incontrerà i favori del nostro pubblico. Parlaci di zero privilegi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Raggi e sono un cittadino di Carrara. Sono candidato al Consiglio Comunale con il Movimento 5 Stelle. Sono qui per parlarvi di una campagna promossa dal Movimento 5 Stelle di Carrara assieme ai Movimenti 5 Stelle di tutta la Toscana. Tutti i Movimenti 5 Stelle della Toscana si sono messi insieme per presentare alla Regione una legge di iniziativa popolare. Questa legge di iniziativa popolare si chiama Zero Privilegi. Oggi i privilegi sono una cosa che dà fastidio a tutti, perché tutti facciamo sacrifici a causa della crisi, tranne la casta dei partiti. Per cambiare queste cose noi stiamo cercando di dare un aiutino alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, perché da soli non sono in grado di modificare la loro legge per abbassarsi gli stipendi e le indennità. Quindi è per questo che il Movimento 5 Stelle di Carrara, assieme a tutti gli altri Movimenti 5 Stelle della Toscana, ha iniziato una campagna di raccolta firme per presentare questa legge, l'iniziativa popolare.
di questa legge sono quattro. Sono molto semplici, perché le cose giuste di solito sono semplici. Quando fanno le cose difficili è perché normalmente c'è qualcosa sotto. Sono semplici perché sono la riduzione delle indennità dei consiglieri regionali, l'abolizione dei rimborsi forfettari ai consiglieri che non spendono niente e prendono lo stesso i rimborsi, la riduzione all'eliminazione dei vitalizi, che sono uno dei privilegi più odiosi, che anche loro potrebbero rinunciare, soli non ci rinunciano, e poi la riduzione anche dell'indennità di fine rapporto. Tutte queste semplicissime cose sono all'interno di questa legge. Che cosa potete fare voi? Una cosa molto semplice: firmare per essere una delle 5.000 firme necessarie per presentare questa legge al Consiglio regionale. Una volta che l'avremo presentata, loro dovranno discuterla obbligatoriamente. E come è già successo in Lombardia, loro sono stati costretti a applicare la maggior parte dei punti della legge e si sono abbassati gli stipendi, è uno dei primi casi. Se è stata la legge d'iniziativa popolare, ovviamente non avrebbe fatto niente. Quindi, se questo è successo nel Consiglio regionale della Lombardia, che chiaramente annovera tra i suoi membri fulgidi esempi come il Trota, la Minetti, altri personaggi che non serve che discuta la moralità o la capacità, nel nostro Consiglio regionale, che nonostante non sia formato chiaramente da Zico e Maradona, è sempre meglio del loro, ecco. Quindi vi invito a firmare al firma day, che sarà il 28 di aprile. Quindi l'istruzione troverete sul nostro sito internet e anche al banchetto che è qui dietro. Grazie a tutti. Grazie Andrea. Vuoi dire qualcosa, non so, sulla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle? So che avete speso cifre incredibili. Ebbene, in effetti è quasi imbarazzante, perché la nostra campagna elettorale è costata tra gli 8 e i 900 euro. Quando guardiamo il budget elettorale degli altri partiti, tremano un po' i polsi, perché alla fine le altre liste stanno parlando di 80.000 euro, 50.000 euro. E poi c'è una differenza fondamentale: i nostri 900 euro sono soldi nostri, infatti a noi sembrano tanti perché li dobbiamo tirare fuori, i loro 80.000 sono i vostri. Grazie. Andrea. Allora, un po' di musica offerta dal nostro DJ Luca, musica in Creative Commons, per cui alla faccia della SIAE, non si pagano i diritti, la potete scaricare e condividere con tutto il mondo senza essere taglieggiati.